Mi guardi male, non vorrei dire cose eterodosse e poi Tony mi picchia. Scherzo. In questi mesi di riti elettorali è anche emerso quella, il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo fra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma a gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. E in realtà è esistita sempre, a parte forme tirannica, oligarchiche, è sempre esistita nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati. Bingo at home. Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. What sort of community do you live in? Where would you place it on a democracy despotism scale? To find out, you can rate it on a respect scale and a power scale. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica. All right, we're ready to play our game. And remember what design we're playing for? We're playing for the game in the form of a letter. So are you ready? Let her go. The first number drawn today is under the G, number 2. Under the G, it's number 2. You start covering them if you have them. We're playing it in the form of a letter X. You ready, campfire girls? All right. Cioè quello che fanno continuamente con le rappresentanze, i deputati, che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca la base di tutto questo. Attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile
del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali, è chiaro che non ha senso. Ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. If a part of our savings continue to flow into industry, American labor, management and capital can continue to build new tools and plants. Industrial expansion creates jobs for hundreds of thousands of young people who must find employment each year. A growing capacity to produce things which make life better in peacetime can be our greatest protection in time of war. When danger threatens, we can convert industry to produce the things we need to defend ourselves. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche e le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambi e di produzione capitalistica. Okay, so we got our freedom. But management's lousing up everything. Labor is at fault. It's ruining the country. My constituents, as your elected representative, I can assure you labor's right. Management's right. I'm strictly neutral. Labor, management, politicians, phooey. They can't tell corn from oats. Work! It only takes money out of strike. Hurry, step right up, folks. Here's the answer to your problems. Dr. Utopia's sensational new discovery, ism. Ism will cure any ailment of the body politic. It's terrific. It's tremendous. Once you swallow the contents of this bottle, you'll have the bountiful benefit of higher wages, shorter hours, and security. Enormous profits. No strikes. Remember, you're the big boss. Government control, no worry about votes. Name your own salary. Bigger crops, lower costs. Why, ism even makes the weather perfect every day. Una volta unificato il mercato, è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé. Credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città, come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana, fino ad Annibale, aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza. So I...
I pledge allegiance to the flag. I pledge allegiance to the flag. And to the country for which it stands. One nation. Indivisible. With liberty and justice for all. Sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War in mass marches, rallies and demonstrations. Central Park is the starting point for the parade to the U.N. building. The estimated 125,000 Manhattan marchers include students, housewives, beatnik poets, doctors, businessmen, teachers, priests, and nuns. Makeup and costumes were bizarre. Mi sono esaurito.